siamo con questa Amatori MX1 gara 2, cominciamo la sequenza delle gare 2. Oggi condizioni di caldo finalmente qui a Grottazzolina, ma Fonzano mi fermo appunto. Ma queste condizioni di caldo danno come effetto collaterale quello della polvere, che purtroppo in questo circuito ce la troviamo un po' troppo spesso. Hanno dato l'acqua tra, diciamo, nella pausa pranzo, e abbiamo ricominciato le gare 2 con un tenore di polvere accettabile, ma ora comincia a riasciugarsi di nuovo. Per questa gara, da questa gara in poi, prevedo un pochino di polverone. Quindi tutto è pronto. Balducci è lì, attenzione perché parte forte. Prima gara, gara 1 vinta da Frittelloni, che ha contenuto un Luigi Santori molto propositivo, che in qualche fase di gara ha tentato addirittura il passaggio in testa. Ci ha provato più volte, è rimasto lì, insomma, ha tenuto con il fiato sospeso Frittelloni fino agli ultimi metri, fino a quando ha deciso proprio di mollare, perché i due di testa avevano preso un grande vantaggio sugli inseguitori. Terza posizione per Elia Balducci, che però è stato autore di una partenza fulminea, partenza in testa. Ecco, il cartello è su, quello dei 15 secondi. Siamo ai 5 secondi, tutto pronto, via! Ed è Balducci ancora, ciao ciao! Prende proprio il comando, ma Frittelloni sempre all'esterno, si infila di brutto! Un po' di scomitate! Secondo 34, si è bravo a mettersi dentro! In testa è Balducci, Frittelloni, secondo 34, passa avanti a Frittelloni! Propositivo, 34, lui ha fatto quarto assoluto, adesso vediamo, ma Frittelloni contrattacca sul salitore, passa interno, è davanti, eccoli che attaccano il discesone, già Frittelloni si porta in testa subito, Frittelloni come un cobra, primi giri si butta a matto come si dice dalle nostre parti, ed eccoli qua tutti quanti.